O meglio, la diagnosi precoce del tumore al colon. Una semplice colonscopia può veramente salvare la vita. Colpisce ogni anno oltre 30.000 persone. È il terzo tumore più diffuso in Italia, ma anche uno dei più difficili da riconoscere, perché spesso asintomatico. Eppure quello del colon è uno dei pochi cancri contro i quali si può fare una vera battaglia preventiva. Prevenzione del tumore del colon è cogliere il tumore quando ancora non è tumore, cioè quando è ancora polipo. Il polipo nel 95% dei casi diventa tumore maligno e va essenzialmente iniziata dopo i 50 anni genericamente. Quando ci sono dei soggetti a rischio intendo dire soggetti in cui c'è una familiarità più o meno importante, è bene iniziare la prevenzione prima con gli appositi esami o endoscopici o radiografici. L'esame endoscopico è la classica coloscopia, sicuramente un po' fastidiosa ma risolutiva, perché se si riscontrano dei polipi possono essere asportati direttamente. Questa sorta invece di videogame si chiama coloscopia virtuale, una TAC multistrato con la quale è possibile esplorare l'intero percorso del colon senza inserire sonde né tubi. Il vantaggio della coloscopia virtuale è evidente: si tratta di un esame non invasivo, è leggermente meno accurato. Ma il vero svantaggio della colonoscopia virtuale è che di fronte ad un eventuale polipo non può essere asportato. Se dall'esame istologico si scopre la presenza di un carcinoma, il chirurgo dovrà poi intervenire per asportare la parte di colon coinvolta e gli eventuali linfonodi. Le grandi cicatrici sull'addome sono però solo un ricordo, perché oggi la tecnica più diffusa è quella laparoscopica. La tecnica laparoscopica è meno invasiva perché la via d'accesso è differente, nel senso che si fanno dei piccoli fori, attraverso questi piccoli fori si inserisce l'ottica e gli strumenti per lavorare in maniera tale che si può fare l'asportazione del colon. A quel punto l'incisione chirurgica è molto più piccola e quindi il trauma per il paziente è sicuramente inferiore.